I cittadini di Paola stamattina a Catanzaro per protestare contro il piano di riordino della sanità che, denunciano, penalizza il nosocomio della città del Tirreno, chiesto un incontro con il presidente. Minacciano nuove proteste i cittadini di Longobucco a 70 giorni dal crollo del ponte, la città della Sila resta isolata. Primi cittadini, baluardo della lotta alla mafia, nel giorno che commemora la strage di Via D'Amelio, i sindaci del Cosentino a San Lucido, testimoni dei valori della democrazia in un territorio fortemente attenzionato dall'antistato. La polizia ha arrestato il presunto mandante dell'attentato dinamitardo ai danni di un circolo ricreativo a Lamezia, si tratta di un pregiudicato 24enne. Sit-in di protesta dei genitori dell'istituto comprensivo Crosier Sorrento chiedono il completamento dei lavori dell'istituto avviati circa 3 anni fa. In terra umbra i ritiri di Cosenza e Catanzaro, rosso-blu nel quartier generale di Assisi, mentre le Aquile hanno scelto Cascia al via il raduno anche per la regina. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG. Dunque, i cittadini di Paola questa mattina hanno raggiunto Catanzaro per protestare contro il piano di riordino della sanità che denunciano penalizza il nosocomio della città del Tirreno. Hanno chiesto un incontro con il presidente Occhiuto. Sentiamo. Lei non può fare una scelta così scellerata. I megafoni della protesta sul piazzale della cittadella regionale a Catanzaro, dove questa mattina il Comitato Popolare per la Difesa del Diritto alla Salute di Paola ha manifestato l'indice puntato sul piano di riordino della rete ospedaliera predisposto dal presidente Occhiuto, che è anche commissario ad acta per la sanità in Calabria. No, dicono, al depotenziamento del San Francesco. Da mesi ormai stiamo protestando contro il trasferimento del reparto di chirurgia dall'ospedale di Paola all'ospedale di Cetrano, ma più in generale nell'Alto Tirreno Cosentino, dove già insistono cliniche private sovvenzionate con soldi pubblici e che quindi che hanno il reparto di chirurgia. Questo spostamento lede il diritto alla salute di una fascia di popolazione, 92.000 abitanti, quindi noi crediamo che sia necessario rivedere il piano, chiediamo un incontro al Presidente della Giunta regionale affinché riveda del piano di riordino della rete ospedaliera, ma soprattutto riveda la sua posizione. Alla mobilitazione hanno preso parte anche alcune associazioni in difesa dei nosocomi del Cosentino, in particolare di Rogliano, e c'è una richiesta che accomuna tutti. Sicuramente una riorganizzazione a livello ospedaliero serve e serve a tutti quanti, ma quello che serve in primis non soltanto all'ospedale San Francesco di Paola, ma anche nelle altre unità operative, non solo del Tirreno, è il personale. Il personale è quello che manca. E la rabbia dei cittadini di Longobucco a 2 mesi dal crollo del ponte, la città resta ancora isolata. Sono passati 70 giorni dal crollo del viadotto della Silamare e la situazione resta in fase di stallo. Le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi per chiedere l'apertura del primo tratto non hanno sortito gli effetti sperati. Si tratta ovviamente del tratto che precede quello interessato dal crollo, la cui riapertura consentirebbe un notevole risparmio di tempo per la popolazione del centro silano diretta sulla costa ionica. Nel primo tratto ANAS sta lavorando per effettuare alcune verifiche, per i cittadini però i lavori vanno a rilento e non ci sono tempi certi sulla riapertura di un tratto chiuso ormai da oltre 2 mesi. In mancanza di tempi certi, i cittadini ritorneranno sulla Silamare per riaprire nuovamente in maniera autonoma la strada, come fatto simbolicamente qualche giorno fa. Gli animi sono esasperati. Questa mattina si è proprio visto questa, l'esasperazione dei cittadini che tengono molto alla viabilità del nostro paese. Effettivamente hanno ragione, perché noi percorriamo strade non sicure, cioè una strada che secondo i cittadini è sicura viene chiusa, mentre si fa transitare la popolazione su una strada che è a rischio molto forte. Quindi abbiamo deciso di scrivere quindi all'ANAS e denunciare il fatto alla Procura della Repubblica. Abbiamo deciso un po' di rilanciare sul problema della viabilità a Longobucco e di, come dire, alzare un po' il livello della protesta nei confronti di ANAS e quindi, come dire, sollecitare
ANAS affinché riapra da subito il tratto che è chiuso, Longobucco Ortiano, e che secondo me, secondo molti di noi, non ci sono le motivazioni tecniche affinché questa chiusura si prolunghi ancora nel tempo, e in più verso la regione Calabria affinché attenzioni il problema della viabilità sul Longobucco in maniera ampia e porti a soluzione, perché le risorse economiche ci sono, porti a soluzione questo annoso problema della viabilità soprattutto a valle, quindi tra Longobucco e il collegamento con la 106 Ionica. Il prossimo passo è quello di inviare ad ANAS, Questura e Regione un documento in cui chiediamo ovviamente le risposte immediate, risposte certe, non più prese in giro, e se queste risposte non avverranno siamo pronti ad andare a sbloccare la strada. Sindaci insieme per la legalità, il messaggio forte arriva da San Lucido, dove i primi cittadini si sono ritrovati per dare un segnale comune contro le intimidazioni. È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Paolo Borsellino. Non poteva aprirsi in maniera più significativa quella che può essere considerata una manifestazione dal duplice significato: il ricordo della strage di Via D'Amelio e la solidarietà nei confronti del sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso, vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio. È stato un atto che non ci aspettavamo, anche perché stavamo amministrando in modo molto trasparente, quindi un'azione molto forte dal punto di vista amministrativo. Però quest'atto non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettava la città, anche perché ho avuto questa bellissima testimonianza da parte di tutti i cittadini sallucidani. È una testimonianza che mi ha inorgoglito, perché tutti quanti mi hanno detto: siamo tutti De Tommaso. Così come la testimonianza di tutti i sindaci che mi hanno chiamato per darmi la loro solidarietà, e questi sindaci oggi sono tutti qui a testimoniare tutto assieme la lotta contro la mafia. Sono stati tanti i cittadini che hanno voluto esprimere la loro vicinanza nei confronti del sindaco, tanti anche i colleghi presenti, proprio loro che sono quotidianamente in trincea. Un territorio che sta purtroppo balzando agli onori della cronaca proprio per il ritorno di una criminalità che in questo territorio ha avuto e ha, temo, radici ancora profonde. Ha subito delle minacce, i sindaci sono in prima linea contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro l'avanzata della criminalità organizzata, per cui noi con la nostra presenza e con la nostra vicinanza a Cosimo De Tommaso vogliamo appunto testimoniare questo impegno che insieme alle forze dell'ordine e alla magistratura i sindaci assumono nel momento in cui giurano fedeltà alla Repubblica contro ogni forma di delinquenza, contro ogni forma di illegalità, contro soprattutto la criminalità organizzata. La polizia ha arrestato il presunto mandante dell'attentato dinamitardo ai danni di un circolo ricreativo a Lamezia Terme. Si tratta di un pregiudicato di 24 anni. Sono una bomba a idrici, mi sono trasferito un piccolino. Si barra, mo ce la mettiamo lì. L'11 marzo scorso l'esplosione dell'ordigno collocato all'ingresso di un centro ricreativo a Lamezia. La deflagrazione provocò ingenti danni anche ad alcune abitazioni situate nei pressi del circolo. Oggi il presunto mandante di quell'attentato è stato individuato e arrestato dagli agenti alla sezione investigativa del commissariato di polizia di Lamezia. Si tratta di un pregiudicato di 24 anni. L'esplosione del rudimentale e potente ordigno avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi se al momento dell'esplosione in zona fossero transitati mezzi o pedoni. Le indagini coordinate dalla Procura Lametina hanno evidenziato la spiccata pericolosità sociale dell'indagato, il quale in diverse occasioni aveva intimorito il suo rivale, minacciandolo di mettergli una bomba ancora più potente, addirittura nel letto, oppure di sparargli alle gambe e di strappargli il cuore. Ci spostiamo adesso a Crosia, dove i genitori di alcuni bambini protestano per il mancato completamento della scuola. I lavori sono stati avviati circa 3 anni fa. Da 3 anni attendono che la scuola LC Crosia Sorrento riapra i battenti, e così il comitato genitori ha inscenato un nuovo sit-in, l'ennesimo, per chiedere che il rimpallo di responsabilità termini una volta per tutte. La scuola, dopo vari ritardi, doveva essere consegnata lo scorso 30 giugno e ad oggi ecco qual è la situazione. Il comune ci ha risposto che c'era stato un problema di una variante tecnica inizialmente, variante tecnica che però è stata risolta. Quindi è passato poi anche del tempo, quindi hanno avuto
diverso tempo per risolvere questa variante tecnica e abbiamo passato la variante tecnica. Dopodiché ci hanno dato come data di consegna dei lavori il 30 giugno, in modo che a settembre i nostri figli avrebbero potuto frequentare il plesso di Sorrento nella massima sicurezza. Adesso chiedono in largo anticipo che la situazione venga risolta immediatamente, altrimenti... Da settembre noi genitori non siamo più disposti ad avere questa situazione, nuovamente ad affrontare un altro anno scolastico con tutte le problematiche che ne conseguono, avendo i figli dislocati nelle diverse strutture, perché non sono delle strutture scuole, sono delle strutture che sono state adibite a scuole per quanto possibile, per situazione temporanea. Ora non ci sta più bene, vogliamo il nostro plesso, penso che sia un diritto che dei nostri figli. Purtroppo noi genitori siamo molto rammaricati di questa situazione e poco fiduciosi, perché ci è stato promesso diverse volte e queste promesse non sono state mantenute. È il sindaco che deve darci delle risposte, è il comune che deve finire i lavori, a chi altrimenti? Un marcatore identitario di San Vincenzo la Costa, così è stato definito il Festival Internazionale della Fisarmonica che è stato presentato a Catanzaro. Vediamo. Il Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo la Costa diventa maggiorenne. La 18ª edizione, che si terrà dal 4 al 10 agosto, presentata nella Sala Verde della cittadella regionale a Catanzaro. Una rassegna unica nel suo genere, una rassegna concertistica che si lega ad un concorso musicale che richiama importanti docenti di spessore europeo, quindi diventa una valorizzazione di quel patrimonio che appartiene alla Calabria e che quindi permette anche la rivitalizzazione dei borghi, che in sé hanno veramente delle specificità che diventano identitarie, che quindi devono essere adeguatamente valorizzate e sostenute finanziariamente. Il festival marcatore identitario forte, così lo definisce il sindaco per il borgo del Cosentino. Attorno al concerto della fisarmonica ci saranno moltissimi momenti di musica, di teatro e di artisti internazionali, perché la caratteristica è che c'è questo concorso che attira giurati e musicisti da tutta Europa. Un concorso che richiama appassionati da tutto il mondo. Fa parte del patrimonio immateriale della Regione Calabria, che è immenso e che con la Giunta e con il Consiglio regionale cerchiamo di promuovere il più possibile. I mondiali di kitesurf a Gizzeria saranno 87 gli atleti presenti in Calabria, provenienti da 27 paesi del mondo. Gizzeria anche nel 2023 capitale mondiale del kitesurf. Nello splendido scenario del Golfo di Sant'Eufemia al vento termico la fa da padrona per uno degli eventi più attesi alle nostre latitudini, che richiama sportivi e appassionati da tutto il mondo. 87 atleti da 27 paesi del mondo, tutti i continenti rappresentati in Calabria, perché la Calabria si possa mettere in vetrina su molte trasmissioni sportive di tutto il mondo, quindi sono molto contento di questo. La regione cerca di stare vicino a quanti organizzano questa attività, sostenendole in qualche modo, in parte le spese, ma è un investimento importante, perché è un investimento davvero di promozione territoriale. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento, inserito in Calabria straordinaria alla presenza delle istituzioni regionali e non solo. Il 23 luglio sono previste le Kitefall World Series, con atleti provenienti da ogni continente che si sfideranno negli spazi di mare dell'Anglus Beach in località Pesci e Anguille. Intercettare attività anche giovanili che coinvolgono ovviamente non solo i nostri territori, ma allargano le nostre esperienze a territori addirittura mondiali, non può che essere d'aiuto per la nostra terra. Ci dà grandi opportunità di fare sport, di fare turismo, di fare e di mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio. Quindi complimenti a chi ormai da anni organizza questo evento, dà questa opportunità, ripeto, alla nostra terra, alla nostra Calabria, che dobbiamo saper sfruttare sotto diversi aspetti, sicuramente quello sportivo, sicuramente quello turistico, sicuramente quello promozionale. Un campionato del mondo che si disputa in 5 tappe, una per ogni continente, e per aggiudicarsi il titolo assoluto l'atleta deve partecipare e vincere tutte le 5 tappe nei vari continenti. Insomma, una competizione di alto profilo, vetrina importante per il turismo non solo.
strano. C'è un indotto con tra atleti, famiglie, coach, staff di migliaia di persone. Quindi invito tutti a venire a Gizzeria, all'Angus Beach. A Roseto Capospulico, il concerto dei Nomadi apre la stagione dei grandi eventi. Aria di festa a Roseto Capospulico, perla dell'Alto Ionio Cosentino, insignita per il 7° anno consecutivo della bandiera blu. Inizia la stagione dei grandi eventi estivi che nei mesi di luglio e agosto offriranno a turisti, visitatori e cittadini un'estate straordinaria per tutti i gusti e per tutte le fasce d'età. A fare da apripista è stato il concerto dei Nomadi, un evento indimenticabile e un grande ritorno a Roseto Capospulico per lo storico gruppo che proprio quest'anno festeggia i 60 anni di una carriera musicale straordinaria. Con questa sera forse ci lasciamo definitivamente alle spalle la parentesi troppo lunga che ci ha tenuti distanti dalle piazze, seppure a Roseto abbiamo continuato a svolgere tutti gli spettacoli, a incentivare la cultura e questo settore al quale teniamo molto, anche perché i nostri cittadini temporanei, i nostri ospiti che ci scelgono per le loro vacanze, insomma, meritano di essere ben accolti. È un colpo d'occhio straordinario il lungomare degli Achei, locali gremiti di fan di ogni età, centinaia di voci in un'unica voce. Ci sono i coriandoli, gli striscioni e poi loro, gli intramontabili Nomadi, alle prese con grandi classici e nuove proposte, cantori della loro storia e delle storie di tutti coloro che si sono innamorati, che hanno riso e che hanno pianto con le loro canzoni. Mi piace dire 60 anni di vita, perché l'ho vissuta tutta, interamente. Non avrei mai pensato comunque di festeggiare 60 anni e poi insomma con tanta gente sempre che ci segue e che ci vuole ancora bene, non è poco, è di grande gioia. Siamo adesso alla pagina sportiva, parliamo di calcio in terra umbra, i ritiri di Cosenza e Catanzaro, rosso-blu nel quartier generale di Assisi, mentre le Aquile hanno scelto Cascial, via anche il raduno della Regina. Eccoli i calciatori rosso-blu che da domenica si trovano a sudare e sgambettare in quel di Assisi, scelta come sede del ritiro precampionato. Oggi è il terzo giorno di lavoro per la squadra a disposizione di mister Caserta, che attende novità dal calciomercato, ma che nel frattempo prosegue l'attività agonistica con la rosa a disposizione. A pochi chilometri invece anche il Catanzaro ha avviato la preparazione stagionale in vista del campionato cadetto che i giallorossi affronteranno da neopromossa. Il DS Magalini è impegnato sul mercato e alla corte di mister Vivarini in quel di Cascia, oltre alle tante conferme della scorsa trionfale stagione, stanno arrivando alla spicciolata giovani di buone prospettive in prestito da molti club della massima serie. Anche la Regina, al momento esclusa dal campionato cadetto dalla giustizia sportiva e che ha annunciato il ricorso ai successivi gradi di giudizio, si è radunata al centro sportivo Sant'Agata. Ecco le prime foto che ritraggono lo Iacono e compagni accompagnati dal medico sociale Pasquale Favasuli, che hanno svolto i primi test, e le visite mediche che proseguiranno anche nella giornata di oggi. Vi lascio adesso alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti estivi. Grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento. I prossimi appuntamenti in Calabria. 21 luglio, Cosenza, Tango, Castello Svevo. Acqua Appesa in Rime. San Lucido, Carnevale Estivo. Tropea, Tropea in Lirica. Borgia, Arte Balletto in Storie. 22 luglio, Papa Sidero, seconda edizione Outdoor Sport Day. Pietra Paola, Pietra Paola Tarantella Festival. Scalea, concerto Aspettiamo senza avere paura domani, intorno a Lucio Dalla. 23 luglio,
Corigliano Rossano, concerto Stefano Bollani. Castro Libero, selezioni Miss Italia.